Quando vediamo le immagini dei migranti morti in mare o stipati sui barconi, spesso a seconda del nostro grado di empatia le reazioni possibili sono due: profonda compassione o distaccato cinismo. Avrebbero potuto rimanere a casa loro invece di rischiare, dice chi reagisce all'orrore valutandolo solo dal proprio punto di vista e senza quindi provare a mettersi nei panni degli altri. Matteo Garrone tuttavia va oltre. Invece di affrontare infatti la tragedia di chi è disposto a scommettere sulla propria vita pur di partire concentrandosi su protagonisti con una storia disperata, sceglie di seguire due ragazzi adolescenti come tanti la cui situazione familiare è dignitosa ma niente di più. Ed è proprio per questo che vogliono andare in Italia. Esattamente come qualsiasi altro ragazzino europeo vogliono provare a fare musica sognando di diventare famosi. E la recensione di Io Capitano parte proprio da questa consapevolezza. Sai, due Musa non sono creature lontane e incomprensibili. Sono solo due ragazzi assolutamente normali. Io Capitano di Matteo Garrone nelle sale italiane dal 7 settembre dopo la presentazione in concorso a Venezia 2023 è un film coraggioso perché proprio per l'approccio scelto dall'autore potrebbe essere accolto male sia da chi è a favore di politiche di sostegno ai migranti sia da chi invece vorrebbe una linea più dura. Del resto, raccontare il dramma con toni cupi e disperati è molto più facile. È consolatorio e fa sentire chi sta dall'altra parte magnanimo e anche più fortunato, ponendo quindi un confine tra noi e loro. Mostrare invece due ragazzi comuni, anche ingenui, come potrebbe essere qualsiasi adolescente italiano, accorcia invece le distanze. E se i due Musa sono veramente due persone semplici, ascoltano la musica occidentale, indossano le magliette dei calciatori famosi e portano le Nike. Il primo in particolare è veramente ancora un bambino, gioca con la sorellina più piccola ed è molto attaccato alla madre, che rivede in ogni signora che incontra sul suo percorso. Eppure la voglia di inseguire le proprie aspirazioni è più forte di tutto. Ai due cugini infatti non basta semplicemente sopravvivere, vogliono essere felici e realizzarsi. Un diritto che a quanto pare chi è nato nella parte più sfortunata del mondo non solo è inammissibile, ma nemmeno pensabile. Seguendo un discorso cominciato con Gomorra e continuato con Pinocchio, Matteo Garrone realizza quella che potremmo definire una trilogia della speranza. Al cuore di queste tre storie ci sono infatti tre ragazzi che cercano la bellezza pur provenendo da un ambiente che non li aiuta per nulla a trovarla. Totò, Pinocchio e Seydou hanno quindi tutti gli occhi lucenti e non ancora corrotti definitivamente dal mondo degli adulti. Ed ecco perché il viaggio dei due cugini, pur essendo pericoloso, sembra quasi una favola. Si spiegano così le visioni magiche di Seydou e la scelta di non mostrare le scene più brutali nella prigione. Come fossero quindi due candidi di Voltaire, i ragazzi si ostinano a credere che ce la faranno, che andrà tutto bene, e l'Europa è il loro paese dei balocchi. Garrone in particolare si affida quasi totalmente al carisma e alla fisicità del suo protagonista Seydou Sarr, che ha incluso parte della sua reale biografia nel suo personaggio. Un talento che vediamo sbocciare sotto i nostri occhi e che sarebbe anche un candidato ideale per il premio Marcello Mastroianni, un riconoscimento che da anni la mostra dagli attori emergenti. I suoi occhi dolci e il sorriso aperto da bambino creano infatti un contrasto interessante con il suo fisico atletico e forte. Così come energica è anche la regia dell'autore, che conferisce a ogni sua opera il vigore di un incontro sportivo sempre nervosa e pronta all'azione e al movimento. Sicuramente anche il finale di Io Capitano è un altro elemento che farà discutere molti. Ma non c'è bisogno di raccontare di più o il dopo, perché il cuore di tutto qui è la speranza. Esatto, quella che molti di noi, a cui ogni possibilità è vicina, diamo fin troppo spesso per scontata. E voi cosa ne pensate? Avete apprezzato Io Capitano di Matteo Garrone? Fatecelo sapere nei commenti!